Oh, siamo tornati, sempre il giovedì sera puntuali, ormai lo dico sempre, come orologi svizzeri. Cioè il Blasco mi guarda, mi ha dato uno sguardo. Allora, buonasera a tutti. Giovedì, sapete bene, stasera ci sono Nicola Blasco e Giampaolo Zanetti. Prima che di far parlare agli ospiti, diamo un po' di informazioni. Prima di tutto, per chi volesse mandare WhatsApp, e mi raccomando che sia inerente all'argomento trattato, cioè le morti collaterali, ormai vi abbiamo anche, lo sanno anche i muri, stasera parliamo di quello. Potete scrivere allo 338 1980 688 oppure chiamare allo 055 24 77 985. Fate anche il quiz, non so se hai visto perché mi ha fatto ridere. Tutte le volte si fa una diretta del genere, succede qualcosa. Ora vediamo stasera cosa succede. A me è incuriosito molto il fatto del mugolio. Io questo mugolio non l'ho sentito, anche in registrazione non c'è. No, perché in uscita non c'è stato, c'è stato in ritorno, cioè chi ascoltava quando al momento c'è stato un attimo di caduta della linea, non solo il mugolio, ma c'è chi ha sentito una cantilena di una bambina più il mugolio. Ma dai, davvero? Non l'hai visto, non l'hai detto? No. Ah già, te non ci sei sui gruppi. Eh no, dipende da ma c'è gente che ha rischiato da brustolire, c'era, sì. Non mi ricordo chi che stava stirando, sì, e ha rischiato di bruciarsi le mani perché... E la cosa è stata spaventosa. Il mugolio, perché è stato poi per diversi giorni su Facebook, avete parlato anche sì, su questa cosa, esatto. Però il fatto che no, io non ho sentito, io pensavo che poi in registrazione, ma te sai, mi mandi a trasmissione, c'è degli spazi vuoti, io tolgo che è la pubblicità, quella che è la pubblicità, certo. Che noi non senti, cioè non sente, ne sente registrazione, ma sente vuoto e si sente solo vuoto. No, ma l'ho sentito solamente chi ascoltava, cioè, quello che in termine tecnico si chiama ritorno, cioè l'emissione da qui, pertanto in uscita non c'era niente. Chi ascoltava a casa invece ha sentito questa cosa. Sentiamo molto bene. Terrificante. Anche perché anch'io, cioè, mi è preso un po' d'angoscia anche a me, ho detto che cavolo. No. Cioè, siamo andati a finire a Sagginale. Vabbè, c'è stato il mugolio, le telefonate mute, c'è stato il Perugini. Stasera a chi tocca? Ah, boh, speriamo succeda qualcosa, perché ogni volta succede qualcosa è ne parlano, e se ne parlano noi siamo contenti. È vero. Quindi, allora, niente, lo ricordo anche che il 7 dicembre, in collaborazione con florencenationalradio.com, c'è il convegno al quale potete partecipare. Io vi ricordo, l'ho detto anche altre volte, l'ho scritto, massimo 120 persone, siamo già a buon punto. Quindi se volete venire dovete prenotare sempre il numero 338 1980 688, non solo valide, l'ho detto a quello, ho mandato le mail, l'ho detto a quell'altro, segnali fumo, dovete mandare WhatsApp, perché per me se non entrate. Detto ciò, sapete bene che c'è anche la cena. La cena costa 10 euro, chi vuol partecipare non è obbligatorio, ovviamente, poi 10 euro. Ragazzi, ma io sento. Non lucriamo? No, okay, si lucra bene, invece, perché non la cena costa 5 e noi la facciamo pagare. Ecco, okay. Non è vero, non è cioè, vero. Ci danno due fette di prosciutto. Esatto, no, 10 euro un antipasto, un primo e le bevande. Ma che vanno a cercare? Dai. No, veramente si va under the bridge. Under the bridge. Va bene, sapete bene, sapete anche che ho creato un gruppo WhatsApp, se volete entrare, ma sempre al solito numero, io vi aggiornerò sui video e trasmissioni solo a parte nostra, Florence Station Radio, occhi alla notte, e tutti i video che faccio sul canale, tra cui anche trasmissioni della domenica sera, le premiere che sono sempre più ascoltate, grazie. Bene, stasera abbiamo la chiave pagata. Ho avuto un lapis, anzi un lapsus. Domenica, lo sai, no? Che è partita una domenica mostruosa. Il pomeriggio, sì, alle 14. Esatto, alle 14. Allora, questa domenica alle 14 ci sarà la replica di 20 anni fa, cioè qui il tempo passa in maniera pazzesca, di Valerio Scrivo contro tutti, alle 14. Ok, perfetto, ecco. Dimmi le cose, se no non... No, ma poi farò il cartello, certo. Eccetera. Chiaramente prima di pubblicarlo andiamo in diretta noi, poi domani pubblicherò il cartello di domenica e poi anche te quello della premiere di questa trasmissione. Domenica sera, sì. Ok, ci siamo. C'è bene, abbiamo la Chialappa Cani, Nicola Blasco. Io ma perché, povero Nicola? Perché ha scritto su Facebook Nicola Blasco, tra parentesi, la Chialappa Cani. Ma non è vero. Accalappia Cani. La Chialappa Cani, vabbè, no, come dire, Accalappia Cani. Vabbè, dai, abbiamo capito. Ma non è vero. Lui è buonasera a tutti. Il mistico Accalappa Cani.
E dall'altra parte, ora abbiamo cambiato anche posizione, ragazzi, quindi ora ce l'abbiamo di fronte. Alla mia destra, diviso da un'antennina che dovrebbero essere quella dei microfoni, radio microfoni, abbiamo il professor che sta ricevendo un sacco di complimenti da Blasco, tante donne. Anche Blasco. Buonasera a tutti. Da tutte le bionde. Ma lui se le merita di me. Lui se le merita. Non mi ricordo di un complimento che ha ricevuto. La voce aulica, nonostante il tema insomma pesante, duro e anche grottesco, insomma. E più si fa duro il tema e più è aulica la voce. Abbiamo il professor Giampaolo, non ricordo Zanetti. Chi ha fatto sto complimento, grazie a tutti e comunque la salutiamo nuovo per Cristina, la puntata forse? No, non ricordo chi ha fatto sto complimento a Giampaolo, no, non direttamente perché Giampaolo non è nel gruppo, però l'ha scritto nel gruppo, ma non ricordo più chi è stato. Vabbè, quindi chi è stato si faccia avanti e scriva. Gli unici che non prendono più complimenti da quando siete voi siamo noi. Noi due, ecco. Questo a noi allora, ci dispiace. Donne, scriveteci. Il lato regia, cioè, però non ci guarda nessuno. Regia anche di qua. Il lato regia, appunto. Il lato per questo lato qua vero, il lato cioè, se accanto a me, il lato regia, conduzione. Adesso, ci ignorano. Prima invece, complimenti. Invece sì. Bravi, bro. Quell'altro lato, invece, Richard Gere. Che sta facendo stage di cuori praticamente sì, di picche e il professore anche. Posso dire una cosa, ora a parte tutti i complimenti, mi è arrivato a me sembrava un po' una presa in giro, però mi ha fatto piacere un messaggio di un numero che ora però l'ho segnato a casa, poi vi dirò, che non conosco personalmente, il quale mi ha detto, la quale mi ha detto, non so se era un uomo o una donna: guardate, te il Bronzi state facendo un lavoro talmente bello e fatto bene che dovreste essere presi a Quantico. Accidenti. Quantico, tanta grazie, roba. Allora vedi, allora complimenti arrivano anche per voi. Vabbè, però a noi c'erano tutti complimenti da uomini e piuttosto bruttini. Ah, e a voi donne, da uomini piuttosto bellini. No, allora sarà il dottor Perugini. Aia, aia. Bene, allora stasera funziona il microfono? Sì, 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 sì. Stasera ho abbassato un po' il ritorno perché siamo un po' alti di qua. Ok, torniamo un po' seri. Le morti collaterali del mostro di Firenze. So che voi avete una sorta di scaletta. Stasera invece allora, diceva Nicola che ne parlavate solo di una morte. Sì, ci siamo resi conto che praticamente abbiamo preparato, studiato e abbiamo preso tutte le informazioni sia a livello di verbali sia a livello di informazione giornalistica del delitto avvenuto a Scicli il 22 agosto 1982. Ai danni della ragazza fiorentina Elisabetta Sciabani. Ci siamo resi conto, inizialmente sembrava fosse una cosa facilmente abbordabile, poi ci siamo resi conto che invece c'è veramente un sacco di informazioni, sia a livello di verbale e sia a livello giornalistico. A proposito, io volevo ringraziare anche per il Francesco Cappelletti che di recente ha messo a disposizione sul suo sito una cronistoria di questo delitto, tutto da fonte di verbali, perché lui, essendone in possesso, ne ha preso alcuni stralci e ha ricostruito praticamente una sorta di cronistoria di questo delitto, mettendo date vere, fatti veri, nomi veri, perché a livello giornalistico c'erano diversi errori. Quindi ci siamo ispirati a questa sua ricostruzione, abbiamo unito le sue informazioni con quelle di stampo giornalistico. Sì, abbiamo fatto un lavoro di, diciamo, di patchwork. Non so se mi si sente bene. Perfetto. Un po' basso, però funziona. No, c'è. Ti sento io che sono sordo. Sì, sì, abbiamo appunto studiato tutto questo materiale, che non era poco, e abbiamo, diciamo, messo insieme un lavoro che è appunto abbastanza nutrito, abbastanza consistente. Continuando appunto la carrellata di queste morti collaterali, ora Nicola ha già azzardato con la parola delitto. Ho usato la parola delitto, hai ragione. Ha già azzardato questa parola, però sì. Ecco, tecnicamente dovremmo chiamarlo una morte collaterale, pur essendo, come vedremo appunto durante la puntata, una morte molto 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 strana. Sì, è vero, l'ho definito delitto proprio perché personalmente penso c'è le carte in regola per definirlo tale, però è vero che tecnicamente, sì, insomma, ufficialmente non sarebbe da definire delitto. Sì, sarebbe da definire un suicidio, così come fu definito anche da tutta una serie di inchieste succedutesi nel tempo in questi ultimi anni.
e anche da fonti ufficiali come le perizie necroscopiche, che appunto evidenziavano certi elementi per cui chi eseguì la perizia definì appunto più suicidio che omicidio, anche se non veniva esclusa la morte per omicidio. Non veniva esclusa, però. Però ecco, non propendevano, erano... ecco, i medici. Esatto, non c'erano gli elementi per poter confermare definitivamente che si trattasse di un delitto. Esatto. Quindi in mancanza di elementi, di prove, allora andarono a esclusione, si può dire. Andarono a esclusione, però ecco, non anticipiamo troppo. No, non anticipiamo. Anche quelli che sono gli elementi che poi la storia è già ben nota, i più, però noi abbiamo veramente fatto una cronistoria completa e ora cominceremo. Sì, ecco, a parlarne. Sì, sì, abbiamo appunto fatto questa cronistoria e il nostro intento, appunto, ripeto, è quello di riportare alla memoria dei fatti che il tempo tendenzialmente pone nell'oblio. Ecco, noi cerchiamo di ritirarli fuori, riparlarne per tenere comunque sempre alta, far tenere sempre alta l'attenzione anche su queste morti collaterali a quelle che sono invece la scia dei delitti del mostro di Firenze. Bene, cominciamo. Innanzitutto, chi era Elisabetta Sciabani? Elisabetta Sciabani aveva 22 anni ed era una ragazza giovane e molto carina, con capelli neri, un fisico asciutto, un bel sorriso e degli occhi scuri e profondi. Viene descritta dai familiari come una ragazza dal carattere molto riservato, a tratti quasi introverso. Elisabetta pare che abbia timore e diffidenza verso gli uomini, ai quali non dà facilmente confidenza, ed è descritta inoltre come una ragazza pudica. Io questa parola la leggo sempre, ma non la sento mai pronunciare. Sì, ecco, vero, perché non vedo. Teme il dolore fisico, non perché sopporta non esiste la vista del sangue. Ecco, questo è un elemento molto importante. Verrà successivamente analizzato. Ci servirà per dopo. Il fatto che lei tema molto il dolore fisico, come descritto anche detto dalla madre e dagli stretti parenti, e appunto non piace, non sopporti la vista del sangue. Non ha nessun apparente problema psicologico, nessuna difficoltà a stare in compagnia, a quanto dice la gente che l'ha conosciuta, e a parlare con le persone. Insomma, il ritratto di una ragazza normalissima, di una normale ragazza di quell'età di Firenze. Vive a Firenze nel quartiere San Jacopino, in via del Ponte all'Asse al Civico 13. La sua è una famiglia semplice, madre casalinga che si chiama Anna Maria, una sorella quarantenne che si chiama Gianna e un fratello di nome Riccardo. Questi ultimi due, fratello e sorella, ormai vivono da tempo per conto loro. Il padre Corrado morì nel maggio del 1981, quindi poco più di un anno prima di questa vicenda. E di quella tragica vacanza siciliana, insomma, diciamo. Elisabetta vive in quella modesta casa di Firenze da quando è nata e ci si trova tutto sommato bene. Ha frequentato fino al secondo anno la facoltà di architettura e sognando di diventare arredatrice di interni, però poi lascia gli studi per cercarsi un lavoro. Ogni tanto, probabilmente anche in riferimento al fatto che essendo venuto meno il padre, quindi la fonte di reddito principale della famiglia, ed essendo i fratelli già usciti da casa, già andati via da casa, rimanevano lei e la madre, per cui probabilmente è questo che ha costretto, forse, anche se non lo sappiamo il motivo vero per cui lei lascia l'università. Però probabilmente, tra l'altro, il padre aveva dei problemi economici causati dal lavoro già dal 71, quindi ha vissuto gli ultimi anni della sua vita senza un reddito, con reddito precario, quindi si misero comunque i fratelli mentre erano ancora in casa a lavorare. Sì. E quindi ogni tanto lei svolge qualche lavoretto tipo come rilevatrice statistica del censimento o come distributrice porta a porta degli elenchi telefonici, i famosi elenchi telefonici di una volta che pesavano 5-6 quintale. Sì, veramente erano pesanti. Poi col tempo sono sempre diminuiti. Sì, sono diventati dei quaderni, ora, esatto, sia di formato che di pagina. Esistono ancora? Esistono, ma sono dei quadernini. Quei pochissimi che hanno mantenuto il telefono fisso in casa e che consentono di apparire sull'elenco. Quattro gatti rispetto a una volta. Miau. Elisabetta, insomma, Elisabetta certo. È iscritta anche a un corso che frequenta per 3 volte alla settimana per poter entrare poi a lavorare alle poste. Questo è un altro elemento molto interessante, cioè il fatto che lei sia iscritta ad un corso
e quindi sia determinata a entrare alle a lavorare alle Poste. Quindi un'eventuale valenza suicidiaria un po' fa cazzotti, esatto, con questo, sì, con questo, con questo suo desiderio, ecco, che poi sta mettendo anche in pratica, non è un desiderio detto così a parole a qualcuno, ma lei lo sta proprio mettendo in pratica facendo questo corso. Nel tempo libero si dice che ha poche amiche con cui con le quali esce un paio di volte alla settimana, non ha nessun legame pericoloso, non frequenta ambienti di droga o simili, niente eccessi. Due amiche intime poi riveleranno in seguito che Elisabetta non aveva alcun fidanzato e comunque nel periodo della vacanza a Scicli risultò essere single. Elisabetta decide di trascorrere una vacanza insieme alla madre, Anna Maria, al fratello Riccardo, alla sorella Gianna, al fidanzato della sorella che si chiamava Silvano, 52 anni, e alla di lui anziana madre, Yolanda Zocchi, di 86 anni. Una vacanza lunga un mese, da trascorrere in un posto piuttosto lontano da Firenze e più precisamente a San Pieri, piccola antica e suggestiva frazione marinara appartenente al comune di Scicli in provincia di Ragusa, lì dove c'è un mare bello e pulito. Il 30 luglio con la sorella Gianna Elisabetta carica la vecchia Nicola, bisogna fare una piccola pausa di 2 minuti, fascia pubblicitaria, tanto è quella alle 45 e alle 15. Chi va, non ritorna è un lucratore con la K, un lucratore. Con la K e anche un cookie assolutamente un cookie dent. Pubblicità e torniamo. Bene, tornati. Bene, siamo tornati. Eccoci, io vorrei leggere alcuni messaggi. Giuseppe Di Bernardo, Jesse James, Nick Moon ci salutano. E poi saluti a tutti. C'è un messaggio per saluti. Nicola. Un saluto a Nicola, voce da macho. Spero di incontrarti alla cena. Vai. Jessica, la casalinga di Afragola. Eccoci. Afragola. Oh, che c'è scritto? Vabbè, sono dettagli. Dai. Grazie comunque, un saluto. È vero, giuro che è vero. È vero, eh. Oh, Nico, e io dico un saluto a Nicola, voce da macho, spero di incontrarti alla cena. Jessica, la casalinga di Afragola. Afragola. Pasquale De Santis. È vero o no? Vabbè, il messaggio io te l'ho letto. Ambasciatore non porta pena. Bene, siamo tornati, prego. Vai, Giampaolo. Allora, continuo io. Nel racconto di questa morte. E, ecco, siamo arrivati al 30 luglio del 1982. Appunto con la sorella Elisabetta, con la sorella Gianna caricano la vecchia Panda loro in uso e partono per il lungo viaggio dalla Toscana alla Sicilia, alternandosi ovviamente alla guida della vettura perché il viaggio è molto lungo. Sappiamo che pernottano nei pressi di Salerno e giungono a San Pieri, appunto la frazione del comune di Scicli, in data 1 agosto. Questa data è importante perché poi la scansione temporale ci darà delle indicazioni. 1 agosto appunto dell'82, dove appunto assieme alla sorella e al suo fidanzato Silvano hanno affittato un appartamento al primo piano del residence Baia Saracena, che è ubicato in via Cipro al numero civico 22. Il residence in questione conta ben 42 appartamenti ed è strutturato su 2 piani. Ha anche un secondo ingresso che si affaccia in via Sant'Elena al numero civico 1 ed al suo interno si trova un bar. 2 giorni dopo, quindi, ecco, per 2 giorni lei, Elisabetta, rimane sola con la sorella Gianna. 2 giorni dopo, il 3 di agosto, Elisabetta e Gianna vengono raggiunte dalla loro madre, Anna Maria, e dal fratello Riccardo, che sono partiti il giorno precedente da Firenze con il treno. Lo stesso giorno atterrano all'aeroporto di Catania e raggiungono il residence di San Pieri, il fidanzato di Gianna, abbiamo detto Silvano Rotolo, in compagnia dell'anziana madre Yolanda. E quindi la sera del 3 agosto, presso questo appartamento al numero interno 6 del residence Baia Saracena, presenziano quindi ben 6 persone,
incluse Elisabetta, tra familiari e conoscenti stretti. E qui, attenzione, ricordiamoci questo dettaglio, perché qui abbiamo 6 persone, tutte in un appartamento, e poi vedremo più avanti perché quale sarà la particolarità di questo, sì, di questo dettaglio. Anche questo dettaglio è importante. Arriverà anche una settima persona, che sarebbe la figlia di primo letto del signor Silvano, che era il fidanzato della sorella, era il cognato di Elisabetta. Però lei arriva quando già alcuni se ne vanno, poi ci arriviamo. Però ricordiamoci questo punto, mettiamo un punto fermo su questa storia, che in quel momento... Sì, la sera, il 3 agosto appunto... E fino a un bel po', almeno per, diversi per giorni. Diversi giorni, questa casa sarà popolata da ben 6 persone. Quindi teoricamente non dovrebbero neanche annoiarsi, ecco, 6 persone tutte insieme all'inizio vacanza, insomma, dovrebbe essere un'atmosfera tutto sommato rilassata e le persone dovrebbero essere contente appunto di iniziare la vacanza. Che dura... posto splendido come quello. Sì, molto suggestivo, un antico villaggio di pescatori. Ecco, questa vacanza appunto scorre tranquilla, ma troppo presto giunge il 14 agosto. Quindi dal 3 agosto al 14 agosto sono tutti insieme in questa vacanza. Il 14 agosto il fratello Riccardo, terminati appunto i suoi giorni di ferie, deve tornare a Firenze per lavorare. E decide di tornare con lui a Firenze anche la madre Anna Maria. Quindi a questo punto si ritrovano da 6 passano a 4. Elisabetta accompagna entrambi alla stazione ferroviaria di Taormina e in quell'occasione esprime a loro il desiderio di aggregarsi in quel viaggio di ritorno. Non sappiamo bene la motivazione per cui lei esprime questo desiderio. Però comunque fatto sta che lei pare che abbia appunto espresso questo desiderio di tornare con loro. Ma la madre in quell'occasione la fa desistere da questo suo intento per un semplice fatto, perché la sorella Gianna avrebbe dovuto, nel caso lei fosse tornata, affrontare il lungo viaggio di ritorno in auto da sola, quindi dalla Sicilia alla Toscana, insomma da soli. Ritengono, la madre ritiene giusto che lei possa lei rimanga insieme alla sorella e che possa tornare con lei. Quindi rimangono in 4 per 2 giorni, cioè dal 14 al 16 agosto, quando la figlia di Silvano Rotolo, che si chiama Lorena, giunge all'aeroporto di Catania. E da lì viene prelevata ed accompagnata in auto al residence dalla sorella di Elisabetta, Gianna. Quindi rimangono in 4, però poi ritornano 5 il 16 agosto. Dal 16 agosto passano altri 5 giorni fino al 21 agosto, quando alle circa le 7 del mattino la sorella Gianna, assieme al compagno Silvano e alla figlia di lui, questa ragazza che si chiama Lorena, decidono di partire per una gita a Palermo, della durata prevista di circa 3 giorni. Bene, quindi siamo arrivati praticamente a un punto, siamo quasi arrivati al giorno cruciale di tutta la vicenda. Elisabetta a quel punto rimane al residence Baia Saracena solo in compagnia dell'anziana madre di Silvano, la 86enne signora Yolanda. Quindi siamo passati da 6 persone a 4 per poi tornare a essere 5, e quel 21 agosto rimangono in 2, cosa senza precedenti. 21 agosto, che è un sabato. Che è un sabato, perché praticamente chi per un motivo o chi per un altro, alcuni o se ne sono andati, la vacanza è terminata, o hanno fatto una sorta di gita all'interno della vacanza, come nel caso della sorella Gianna, del suo compagno e della figlia di lui. Durante quel 21 agosto Gianna e Silvano contattano telefonicamente Elisabetta per ben 2 volte. La prima volta verso le 10 del mattino e la seconda verso le 4 del pomeriggio. In entrambe le occasioni Elisabetta rassicura la sua sorella e il cognato, dicendo loro che a Scicli tutto procedeva per il meglio. Elisabetta quindi si trovò a trascorrere quel monotono pomeriggio nel giardino del residence assieme all'anziana signora Yolanda.
alla quale, intorno alle 19, propose di consumare una granisa, che però la signora Yolanda rifiutò a causa di un malessere addominale. No, è bello, scusami, è bello perché noi mi si è fatto spostare dalla sinistra al centro e te guardi e guardi il televisore. Guardi il televisore. No, sì, sono abituato a stare lì. E la signora Yolanda invece però, nonostante vabbè, rifiuti il gelato, la granita, quello che è, si offrì di accompagnarla al bar, come diceva, ti accompagno io, ma Elisabetta declinò l'invito dicendole che sarebbe voluta andare a letto. Quindi alle ore 20 più o meno, alle 8, abbandonano il giardino del residence e fanno rientro nell'appartamento. E dopo aver consumato una cena a base di polpette e patate lesse, Elisabetta inizia a farsi manicure e pedicure, così giusto per ingannare il tempo nell'attesa di andare a dormire. Si ripromette inoltre di depilarsi le gambe e le parti intime all'indomani. La crema già la possiede, ma deve solo procurarsi un oggetto adatto ad applicarla. Così, in quel tardo pomeriggio, prima di rientrare nell'appartamento, dopo aver lasciato il giardino, oppure in alternativa, questo non possiamo saperlo, avere riportato la signora Yolanda in casa, si recò all'emporio attiguo al Residence Baia Saracena e compra un coltello da cucina da usare a mo di spatola per poi spalmarsi la crema in fase depilatoria. Poi dopo, a quel punto, rincasa. Una serata quindi apparentemente tranquilla, una cena leggera, quattro chiacchiere con l'anziana signora, anche se c'è qualcuno che dichiarò di aver sentito Elisabetta urlare e piangere a dirotto quel sabato pomeriggio, mi proprio fanno, quel giorno. Mi fanno una notifica dicendo, si chiama pesca magica. Pesca magica? Ma ha riferito a? Ah, boh, sicuramente a quello che stai dicendo te adesso. Io purtroppo sono impegnato a leggere le notifiche, quindi... No, bisogna vedere a cosa si riferisce questa pesca magica. Ora non mi viene in mente niente. No, no, francamente no. Forse la marca della crema? No, non lo so. Va bene, il nome dell'emporio? Francesco Di Cicli, dici a cosa ti riferivi, per favore. Prego, prego. Che cosa l'aveva turbata per portarla a piangere? Non lo sapremo mai. L'emporio. Ah, l'emporio, ah. Va, può darsi, non l'emporio, sappiamo il nome, il nome dell'emporio. Sì, si chiama così. Allora ci avevo dato, va, ho tirato a caso. No, io non collegato, quindi grazie perché è un'informazione che ci manca. Sì, sì, grazie. Un milione. Chiamò la mamma e... al telefono per sfogarsi e per dirle che voleva rientrare prima dalle vacanze, quindi già il secondo tentativo di abbandonare quella vacanza. Il primo quando ci fu il fratello che ripartiva il 14 agosto, sì. La madre che gli disse non uno rimani perché sennò tua sorella tornerebbe da sola con la panda da Cicli a Firenze. Occhio perché c'è l'interruttore o il cavo? Si sente un po' blu blu blu. Prova un po'. Sì, era sceso. Ora sì, ok. Quindi è la seconda volta che Elisabetta tenta di interrompere la vacanza e di approfittare di un rientro anticipato. E le disse che alla madre al telefono che voleva rientrare prima delle vacanze. Perché, parole sue, a San Pieri si annoiava e la convivenza in casa era pesante. Ma il parlare con sua madre placò questa sua volontà. A quel punto decise di mettersi lo smalto. Appoggiò i piedi sul bordo del letto, ma una goccia rossa dello smalto cadde dal pennellino e macchiò il lenzuolo. Chiese alla esperta signora Yolanda come fare per smacchiarlo e lei le suggerì di passare prima un po' di acetone e poi di lavare il lenzuolo in lavatrice. A quel punto decidono di andare a dormire. Sì, decidono di andare a letto e la mattina dopo... quella del giorno cruciale del 22 agosto, che è una domenica, la signora Yolanda sveglia presto, molto presto, Elisabetta per chiederle un bicchiere d'acqua. Ed Elisabetta le comunica che sarebbe invece salita sul terrazzo per stendere i panni. Quindi intorno circa alle 8:30 la signora Elena Cottone, che era al tempo l'addetta alle pulizie del residence, vede la giovane ragazza che si accingeva a recarsi in direzione della lavanderia, che è posta all'ultimo piano, con un secchiello blu in mano.
vestita con una casacca o una camicetta o comunque qualcosa che le lascia scoperte le gambe. Elisabetta appunto sale la rampa di scale ed entra in lavanderia, cioè arriva sull'astrico solare sostanzialmente dello stabile, dove c'è una costruzione nel mezzo di circa 2 metri per 2 se non vado errato, che è quella lavanderia dove appunto è ubicata la lavatrice del residence, la lavatrice comune. Versa l'acetone sulla macchia di smalto e mette il lenzuolo a lavare. Questo è un altro tassello importante da tenere in considerazione poi per le ipotesi successive. Sulle sue gambe furono trovate tracce di crema, il che vuol dire che Elisabetta intende depilarsi mentre aspetta sostanzialmente che la lavatrice finisca il ciclo di lavaggio. Pudica com'è, come appunto abbiamo detto all'inizio, chiude a chiave la porta dell'ingresso di questa piccola stanza e si toglie il costume per non sporcarlo. Lo arrotola il costume ed ha giusto il tempo di stendere la crema depilatoria. A questo punto, da fonte ufficiale, la stessa signora Cottone, che si ferma a prendere un caffè presso l'inquilina che è residente all'interno 8 del residence, sente la signora Yolanda lamentarsi di avere sete e di volere un bicchiere d'acqua. Chiunque avrebbe potuto introdursi facilmente in lavanderia, anche chiudendo a chiave la porta, sarebbe bastata una leggera pressione per poterla aprire. La serratura pare che sia molto arrugginita e non è così solida da resistere a una spallata oppure ad un attrezzo da scasso. Pare anche che si parli di droga e di traffici illeciti che sarebbero appunto avvenuti sul terrazzo del residence a cui Elisabetta avrebbe involontariamente assistito, diventando appunto in questo modo una scomoda testimone. Si ventila anche l'ipotesi di un balordo nascosto lì in attesa della sua preda. Tutte supposizioni, però, a cui sostanzialmente nessuno ha dato credito. Elisabetta, infatti, non è un abituè del terrazzo, si reca raramente in lavanderia e mai così presto, perché appunto si parla di un orario veramente, veramente verso le 8:30. Quindi a questo punto la domanda nasce spontanea: come avrebbe fatto il presunto killer a sapere che proprio quella mattina e a quell'ora la ragazza avrebbe fatto il bucato? Ma non solo. Se un maniaco le avesse fatto la posta, Elisabetta sarebbe stata aggredita subito. Non avrebbe avuto il tempo di trattare il lenzuolo e metterlo in lavatrice, così come anche probabilmente stendere la crema depilatoria sulle gambe. La conclusione più ovvia, a cui quindi possiamo aggiungere, è che l'eventuale omicidio di Elisabetta non sia stato premeditato, ma che sia stato il triste epilogo di una tragica fatalità sostanzialmente. Anche se mi sembra un po', bisognerebbe avere delle riserve anche su questa versione. Il fatto che, per esempio, non mi trovo tanto d'accordo il fatto che se un maniaco le avesse fatto la posta, Elisabetta sarebbe stata aggredita subito. Ma chi l'ha detto? Cioè, magari in quel momento c'era un po' di traffico di persone che stava passando lì, e allora questa persona ha dovuto aspettare il momento propizio per poter entrare in lavanderia. Però ecco, qui si riferisce proprio a farla posta, proprio aspettarla in lavanderia. No, questo non è possibile. Quindi ecco, questa è un'ipotesi, questo dice... Non è possibile. Questo è difficile che possa essere andata così. Non avrebbe mai detto a nessun estraneo che sarebbe andata la mattina dopo a lavare il lenzuolo. Quindi ecco, da questo punto di vista... Questo no, interpretata così, allora sì. Interpretata in questo modo...
come sembra che siano i documenti in nostro possesso, da questo punto di vista penso che si possa dire... Esatto, però ricordiamo che siamo giunti a questa mattina del 22 agosto quando in questa casa ci sono soltanto lei e un'anziana donna di 86 anni e sono a fare questa vacanza da ben 21 giorni. Quindi queste cose, insomma, questi piccoli dettagli messi insieme fanno pensare che qualcuno, non esterno ma ospite di quel residence, l'avesse adocchiata in tutti quei lunghi 20 giorni dal suo arrivo a... Sì, è un'ipotesi sicura. Ed è come se avesse voluto aspettare di avere meno persone intorno possibile nella famiglia, a meno che non sia tutta una serie di coincidenze, che vabbè. Comunque, in ogni caso, fatto sta che il dato oggettivo è che un eventuale aggressore agisce proprio in quel momento, proprio nel momento in cui lei rimane sola. Esatto. Questo è un dato di fatto. E perché io ho posto dopo tanti giorni, perché ho posto l'attenzione, guardate, erano in 6, poi in 5, potevano essere in 4, poi di nuovo in 7, in 5, perché in quei giorni Elisabetta aveva troppe persone intorno in casa. Sì, e per una persona è arrivata all'inizio d'agosto, esatto, in un altro appartamento, avrebbe potuto tranquillamente, avendola d'occhiata, averla anche tenuta d'occhio nel suo menage familiare di quei giorni. Sì, sicuramente seguiva un po' tutto, come succede, come ogni residence si rispetti, come ti accorgi cosa fa il vicino, cosa fa quello. Comunque, tornando alla cronistoria, alle 9:30 di quel mattino del 22 agosto la signora Giuseppina Brucoli, ospite del residence, fa la macabra scoperta. All'interno della lavanderia giace il cadavere di una giovane ragazza. La stessa signora Brucoli corre ad avvisare il marito, che comunica il fatto alla signora Cottone, che abbiamo menzionato prima, la quale a sua volta contatta immediatamente l'amministratore del residence, il signor Giorgio, che metterà successivamente a verbale la seguente dichiarazione. Corsi subito in terrazza, però non notai nulla di anormale. Pertanto mi diressi in lavanderia e in loco trovai il marito di una villeggiante che mi fece osservare il cadavere di una donna immersa in un bagno di sangue. A quella vista diedi immediatamente l'ordine a quel signore di chiamare i carabinieri del luogo, cosa che fece, ed io non mi sono mosso dal luogo della tragedia fino all'arrivo dei carabinieri. Intorno alle 10 il comandante della stazione dei carabinieri di San Pieri, brigadiere Antonio Di Stefano, assieme all'appuntato Giovanni Rizzo, giunsero all'interno della lavanderia del residence, rivenendo così il corpo senza vita di Elisabetta Sciabani, riverso sul fianco destro. Nella regione cardiaca, precisamente sotto la mammella sinistra, è inserito un coltello fino al fondo della lama, mentre in zona addominale vi è una lesione, anch'essa causata da un'arma bianca. Oltre alla ferita del basso ventre e a quella fatale al petto, furono riscontrate anche lesioni meno importanti al braccio sinistro, una leggera tumefazione alla coscia sinistra e al pube, come se fosse stata colpita da una ginocchiata, oltre una piccola ecchimosi al labbro inferiore. Sotto il cadavere si trova un costume da bagno intero, colore fantasia, all'altezza del collo, il collo della ragazza, un contenitore in plastica vuoto con impressa la scritta Solvel. Sulla lavatrice è presente una maglietta di colore celeste fantasia, che era la maglietta che indossava, sì, probabilmente, con la quale fu vista, sì, che si era poi tolta. Il tappo del Solvel è la custodia in cartone di un coltello marca Caimano, riportante l'etichetta del prezzo, che ammontava a 1600 lire. All'altezza del piede sinistro un paio di ciabatte in plastica di colore bianco e verde. Si parlò anche del cellofan che aveva avvolto il coltello, con ancora attaccato il prezzo di 1620 lire, e che viene ritrovato vicino alla porta d'ingresso della lavanderia. Ecco, però questo è un dato, quello del cellofan, che non è da verbale ufficiale, per cui è di fonte giornalistica, noi lo prendiamo per quello che è. Poco dopo giungono il pretore di Scicli, il dottor Raffaele Rosino, ed il medico legale, il dottor Luigi Speranza, il quale, dopo le constatazioni di rito,
richiede la rimozione della salma, identificata ufficialmente per Elisabetta Ciabani, che viene trasportata presso l'obitorio di Scicli, del comune di Scicli. La sorella Gianna, che col compagno Silvano e la di lui figlia Lorena si trovano in quel momento a Cefalù, apprende la tragica notizia in occasione di una telefonata ad un orario fissato in precedenza con Elisabetta. Al telefono risponde la signora Elena Cottone, sempre la signora Cottone, che è la donna, diciamo, che si occupa delle pulizie all'interno dello stabile, che la informa della tragedia che è accaduta. I tre partono immediatamente alla volta di San Pieri, interrompendo ovviamente il loro giro turistico nel nord della Sicilia, e giungono al residence intorno alle 15, quindi alle 3 del pomeriggio, dove trovano ad attenderli la stessa signora Elena Cottone. La scena del crimine, che avrebbe potuto aiutare gli inquirenti a risolvere il caso, non fornisce clamorosamente invece indizi utili. Non fornisce impronte, orme di piedi o scarpe, gocce di sangue, perché la scena del crimine è stata inquinata dalla donna che ha trovato e mosso il corpo di Elisabetta, nonché dai curiosi e dagli stessi carabinieri che accorrono sul luogo della disgrazia e non sigillano immediatamente il terrazzo. Uno di loro addirittura, credendola ancora viva, chiama addirittura un'ambulanza da Scicli. Non solo, ma prima che il corpo sia identificato passa un'infinità di tempo. Infatti il corpo viene trovato la mattina alle 9:30. Elisabetta non si trova nella lista degli ospiti del residence perché il contratto di affitto è intestato a Silvano e tocca proprio a lui identificarla alle 3 del pomeriggio, 5 ore dopo il suo ritrovamento, al rientro appunto dalla cittadina di Cefalù. Fu straziante vedere Gianna disperarsi chiaramente per la sorella. Alla madre, la sua sorella, la donna, non dice subito la verità. Le racconta che inizialmente che Elisabetta è morta per una disgrazia, che è caduta mentre stendeva i panni. Della coltellata al petto ne parla dopo, quando valuta che sua madre possa reggere meglio al dolore per la morte tragica, ingiusta e anche oscura della sua adorata Elisabetta. Lorena Rotolo, cioè la figlia di Silvano, dichiara da fonte ufficiale di aver visto nell'appartamento sua nonna Yolanda in compagnia di una signora che la stava assistendo e di aver cercato ovunque, senza però alcun esito positivo, un biglietto o una qualsiasi cosa che Elisabetta avrebbe potuto lasciare. Si va in faccia, c'è la pubblicità. Chi non ascolta è un genitore 1, genitore 2, io sono Giorgia, è un cookie. Assolutamente. Che roba è? È un cookie, è quello è. Siamo in onda e c'è anche una telefonata. Pronto? E si incomincia. Telefonata caduta nel telefonata vuoto. Caduta al momento della risposta. Bene, torniamo a noi, prego, professore. Sì, ero rimasto al fatto che appunto la Lorena Rotolo cerca appunto qualcosa che potesse testimoniare la volontà suicida, oppure qualsiasi biglietto o qualsiasi elemento che potesse dare qualche indicazione, ma senza appunto trovare nulla. Frattanto appunto la sorella Gianna e il fidanzato Silvano si recano alla locale stazione dei carabinieri. Cosa molto importante è che i familiari escludono fin da subito e nella maniera più assoluta che si sia trattato di un suicidio, ipotizzando piuttosto un delitto a sfondo sessuale. L'ipotesi più plausibile a livello giornalistico, sempre parlando di livello giornalistico, è che domenica mattina
un uomo o un ragazzo, questo non lo possiamo sapere, all'interno del residence stesso vede la ragazza avviarsi verso la lavanderia e sostanzialmente in maniera estemporanea, senza averlo pensato prima, decide di seguirla col proposito di farle dell'avance di natura sessuale. Elisabetta non è né appariscente né spregiudicata, ma è molto carina ed ha anche un fisico asciutto e un bel sorriso. Forse lui le ha messo appunto gli occhi addosso già da qualche giorno e adesso non vuole sprecare l'occasione che gli viene offerta su un vassoio d'argento di provarci. Personalmente questa è la ipotesi che mi convince di più. Sì, personalmente. Nel momento in cui si valuta un'ipotesi di omicidio, anche secondo me questa è la narrazione che più mi convince. E che fa, e che praticamente si sposa bene con il fatto che questa casa, inizialmente popolata da 6 persone, poi Elisabetta rimanga proprio nel giorno del fatto sola con un'anziana donna. Sì, in effetti, sì, sostanzialmente si ricollega, si accorda molto a questo, al discorso che lei appunto è rimasta da sola con l'anziana signora. Però ecco, di certo il killer non può essere uno che all'ora dell'omicidio si trova all'esterno di Baia Saracena. Questo perché il residence è grande, copre addirittura un intero isolato e da fuori è assolutamente impossibile scorgere il ballatoio con gli appartamenti o le rampe di scale che portano al terrazzo. Lo stabile, e qui c'è, appunto, facciamo una descrizione, è un blocco di cemento compatto che non ha balconi e senza aperture, con decine e decine di finestre sempre chiuse, dato sostanzialmente il sole. C'è un piano terra con la portineria e un bagno e le scale che portano al piano di sopra, cioè al primo piano. C'è appunto questo primo piano con gli appartamenti e un terrazzo, salendo ancora le scale, con questo lavatoio. Il terrazzo sarebbe il lastrico solare sostanzialmente, col lavatoio messo in posizione centrale. Salendo appunto le scale ci si trova quindi al primo piano e salendo ulteriormente un'altra rampa di scale si giunge al terrazzo. Come abbiamo detto, al centro del terrazzo c'è questa piccola costruzione di circa 2 metri per 2, con all'interno la lavatrice condominiale. Le vie di accesso alla scena della disgrazia sono 4. C'è appunto l'ingresso principale con un cancello e i citofoni e almeno 3 accessi secondari. Il primo ingresso è quello principale, appunto, che porta all'androne con la portineria e le scale per accedere ai piani superiori. Se si fosse introdotto da qui un ipotetico assassino di Elisabetta proveniente dall'esterno, sarebbe però stato sostanzialmente notato, perché il portone viene aperto dopo le 8 del mattino e appunto i rischi di essere notati da qualcuno sono abbastanza rilevanti. Lateralmente all'ingresso principale c'è poi un piccolo cancello che consente di accedere ad un vialetto interno che gira tutto intorno al palazzo e conduce alla porta a vetri di servizio che è posta sul retro. Anche questo secondo accesso è leggermente meno esposto del primo, chiaramente non è l'ingresso principale, ma per entrare è necessario passare davanti alla porta del locale che all'epoca della morte di Elisabetta era appunto l'emporio. Dai palazzi di fronte, inoltre, e dalla strada, è inoltre facile notare qualcuno che entra, poiché la visuale è completamente aperta. Sì, e poi consideriamo che c'è un ulteriore accesso secondario, è situato sull'altro lato del palazzo, ed è chiuso da un cancello in ferro. Da lì, se si percorre un vialetto interno,
si accede alla porta a vetri di servizio sul retro, quella di prima, quella citata prima, da cui si può entrare nel residence. Ma anche questo punto d'ingresso è abbastanza scoperto, perlomeno all'inizio. Dai palazzi di fronte, infatti, è agevole notare qualcuno che entra da quel cancello. Dopo, all'interno del giardino, la visuale è già un po' più coperta. C'è infine una ulteriore via per entrare nell'androne del residence, la porta interna che appartiene proprio all'emporio che si affaccia sulla strada. Ecco, quello è un altro modo per poter entrare di soppiatto nel residence. Passando proprio attraverso l'emporio. Passando attraverso l'emporio, esatto. Nell'ipotesi che qualcuno si sia introdotto all'interno del residence, entrando prima all'interno dell'emporio e poi passando da questa porta, allora in quel caso lì sì che nessuno avrebbe potuto notare niente. L'androne del residence a piano terra, con le scale che conducono ai piani superiori e al lavatoio, quindi, riepilogando, può essere raggiunto da almeno quattro vie di accesso, delle quali una interna, quella per l'appunto che passa attraverso, collegata all'emporio. Quindi, in sostanza, ci sono varie possibilità per arrivare sul luogo del delitto, sia per una persona che proviene dall'esterno, sia per qualcuno che già si trova all'interno del residence. Con il binocolo, col cannocchiale, però risulta impossibile vedere cosa succede all'interno di quel casermone. Se ne deduce quindi che la persona in grado di spiare i movimenti della ragazza, senza per questo destare sospetti, sia proprio uno degli ospiti del residence Baia Saracena, dove all'interno c'è sempre un andirivieni di gente, amici, parenti, conoscenti degli affittuari che vengono in visita, si fermano a dormire, si arrangiano in letti di fortuna, eccetera eccetera. Qualcuno può obiettare che l'ipotesi sia un po' azzardata, che chiunque avrebbe potuto introdursi nel residence, spiare Elisabetta e di conseguenza seguirla fino al terrazzo. Possibile, ma poco probabile, soprattutto alla luce di un elemento molto sottovalutato dagli inquirenti. Quando si commette un omicidio brutale, come quello perpetrato ai danni della povera Elisabetta, è quasi impossibile che l'assassino non si imbratti del sangue della vittima. Elisabetta non viene strangolata, ma accoltellata a distanza ravvicinata, e questo significa che gli schizzi prodotti dal colpo che gli viene vibrato al petto hanno, per forza di cose, macchiato i vestiti del suo carnefice. Col caldo che fa, possiamo tranquillamente supporre che siano chiari e leggeri questi abiti del carnefice e che evidenzino bene il rosso acceso del sangue di Elisabetta. Così conciato, l'assassino non può andare da nessuna parte, non può fuggire in strada senza correre il rischio di essere visto. Deve cambiarsi e subito. E quale può essere un posto sicuro e veloce da raggiungere se non uno degli appartamenti attigui all'interno del residence? Infatti, questa è la domanda, forse probabilmente la domanda principe, sì, di un'eventuale aggressione da parte di una persona ai danni appunto di Elisabetta. Persona peraltro che potrebbe trovarsi all'interno del residence. Ecco, l'impossibilità, abbiamo si voleva detto, sottolineare questo. L'impossibilità di vedere dall'esterno, anche attraverso un binocolo, quello che succedeva all'interno. Quindi uno spiare dall'esterno movimenti di una ragazza che è all'interno sarebbe stato impossibile. Ecco, il giorno 23 agosto, quindi il giorno successivo, la mattina successiva, intorno alle ore 8:45, il professor Leonardo Giuliano, che era il primario di medicina legale dell'ospedale generale civile di Siracusa, presso l'obitorio del cimitero di Scicli, esegue la perizia medico-legale sul cadavere di Elisabetta, su incarico del pretore di Scicli, il dottor Raffaele Rosino. Rilevate le due ferite, una alla regione cardiaca, che è quella fatale, e l'altra all'altezza dell'intestino, e accertata la totale assenza di lesioni da difesa e di segni di colluttazione, giunge alla conclusione che si sia trattato di un suicidio. Ora, qui però prima abbiamo già detto che le lesioni, non c'è proprio una totale assenza di lesioni, abbiamo detto sul braccio sinistro vengono trovate delle lesioni,
quindi che potrebbero far supporre a un tentativo di difesa. Però comunque fatto sta che la perizia questo dice. Il corpo della vittima presenta una larga ferita alla parete addominale, con una piccola coda di uscita al margine inferiore, che sta a indicare che il colpo è stato portato dall'alto verso il basso. Questa ferita ha provocato una lesione di un'ansa intestinale, ma non ha leso organi vitali. Vicino alla ferita all'addome vengono rilevate altre tre ferite leggere, poco profonde, parallele a quella che ha perforato la parete addominale. Si riscontra poi anche un'altra ferita al torace nella parte sinistra, con penetrazione della lama del coltello tra le costole e perforazione del polmone e del cuore alla base dell'aorta. Questa seconda ferita ha con certezza provocato appunto la morte della vittima in pochi minuti. Altre lesioni meno importanti sono presenti e vengono riscontrate sul corpo di Elisabetta. Per prima cosa una ferita leggera da taglio al braccio sinistro, nella parte esterna. Poi una leggera tumefazione in zona pubica, un'altra tumefazione alla coscia sinistra ed una piccola ecchimosi al labbro inferiore. Gli esami tossicologici poi di rito evidenziano anche che la vittima non ha assunto droghe o alcol prima di morire. Inoltre, in merito al coltello marca Caimano, che presenta una lama di 16 cm, la perizia del medico legale riporta testualmente: sul coltello è stata effettuata la ricerca di impronte digitali con esito negativo. Questa cosa però non ci fa capire se sul coltello non sia presente alcuna impronta digitale oppure se vi siano presenti solamente quelle della ragazza. Sembra appunto che precedentemente alla morte non abbia avuto rapporti sessuali di alcun tipo. Quindi ecco anche questo discorso, ecco, delle impronte digitali che non vengono rilevate è estremamente misterioso, perché voglio dire, una persona che anche decide di suicidarsi, almeno le sue impronte digitali ci dovrebbero essere sul coltello. Se il coltello è pulito è sospetto. Se il coltello è pulito è più che sospetto. O guanti, o comunque un panno, qualcosa è stato usato. È più che sospetto, ecco, perché non, chi ha la volontà di suicidarsi difficilmente... Se prende un coltello, almeno le mie ci sono, sicuramente. Sì, difficilmente poi usa guanti o uno straccio, cioè non si capirebbe neanche a quale scopo, sostanzialmente. Appunto. Il 24 agosto, quindi esattamente 2 giorni dopo, il signor Carlo, gestore assieme alla moglie Lucia di un piccolo negozio, quindi l'Emporio, ubicato all'interno del Residence by a Saracena, viene convocato presso la stazione dei carabinieri di Modica e dichiara che intorno alle ore 20, quindi alle 8 di sera, del sabato 21 agosto, si era presentata una giovane ragazza che era entrata nel suo negozio e si era subito appartata nella parte retrostante. Le aveva chiesto di cosa avesse bisogno e la ragazza gli aveva risposto che stava cercando un coltello da carne. Dopo averle mostrato coltelli di 2 differenti tipi, la ragazza aveva scelto quello che costava 1600 lire, di vecchio conio appunto. Prima di andarsene, la ragazza si era voluta sincerare con il negoziante circa l'efficacia di quel coltello e se fosse stato ben affilato. La risposta del signor Carlo fu che il coltello era assolutamente nuovo, non era mai stato utilizzato. Successivamente al signor Carlo viene mostrata anche una foto di Elisabetta Ciabani, che assicura di riconoscere nella ragazza che aveva acquistato il coltello presso il suo esercizio. Bene, qui chiaramente salta all'occhio questo particolare che ha appena detto Giampaolo, la ragazza che
prima di andarsene si sincera con il negoziante circa l'efficacia di quel coltello e se fosse stato ben affilato. E mi viene da domandarmi se tu compri un coltello per usarlo a mo' di spatola per spalmarti la crema, anzi è più pericoloso, più è affilata la lama e più è pericoloso usarlo come spatola. Sì, qui è un elemento, è un controsenso, sì, si pone in contro, a meno che non desiderasse, ma questo è un pensiero mio, un coltello così affilato che potesse, diciamo, aiutare, se non fosse bastato la crema depilatoria, allora probabilmente, non lo so, io non me ne intendo. A quel punto si comprava una lametta Gillette. Però ecco, a quel punto probabilmente o non voleva spendere di più, dice, la uso a mo' di spatola e anche se è molto affilato per eventualmente... Però lei chiede proprio delucidazioni circa il fatto che sia ben affilato. È come se le interessa questo particolare, ma fa un po' a pugni con l'intenzione di utilizzarlo come una spatola per la crema. Però c'è anche da dire, ma se tu compri il coltello con l'intenzione di suicidarti, ma cosa ti importa di togliere la macchia dello smalto da un lenzuolo di un residence e cosa te ne importa di depilarti? Sì, ma infatti, cioè, capisci? Ci sono tutta una serie di elementi che fanno veramente a cazzotti con l'ipotesi del suicidio e quindi che stanno appunto posso interrompere fuori durante... che c'è le domande e poi c'è dei complimenti per me, Daniele, li posso leggere? Ah, prego, leggiamo i complimenti. Allora Lisa scrive, nuova mostrologa: non ho potuto scrivervi prima perché stavo rigovernando. No, non è lei, non è quella, non è la Lisa Sequi, è un'altra Lisa. Perché stavo rigovernando, questo mi inserisce di prepotenza nella categoria di casalinga, non sono di Afragola ma di Quarrata, per cui complimenti a te e a Daniele, ve li faccio io. Maschi italici di ottima fattura, non sono Giorgia, però un abbraccio e complimenti da Marianna Lisa, nuova mostologa da salutare, buon lavoro. Ma grazie, mi saluto. Grazie, grazie. Giuseppe Di Bernardo, ormai faccio anche domande. Grande Giuseppe, il maestro ci segue sempre, siamo onorati che Giuseppe, e saremo ancora più onorati quando il maestro Di Bernardo ci porterà le copie firmate autografate. Assolutamente. Ovviamente noi le paghiamo, certo, perché sì, è giusto che sia così. Io credo sia normale. Specifichiamo. Ecco, perché noi non si lucra. Non si lucra. Perciò Giuseppe, portale, ovviamente dedicata una a me, una Angelo e a tutti gli altri lavoratori. Ma già detto che le nostre c'era già pronte. Io grande Giuseppe, li voglio bene. Già preparate. Allora, su quell'opera d'arte, devo dire. Sì, è vero. Un'opera d'arte. È vero, siamo d'accordo. Fantastico. E chi tocca Di Bernardo tocca la nostra famiglia, cioè tutti noi. Quindi attenzione. Assolutamente. Faccio un po' di lecchinaggio, ragazzi, per averlo gratis. È la verità, dai, su. Allora, poi, se non sbaglio, questa ragazza si chiama Deborah, gli avevo chiesto anche l'amicizia, a me non mi ha mai considerato, va benissimo. Ecco. Chi è che parla? Deborah, mi sembra si chiami lei. Ma sembra ce l'hai tra gli amici, non ricordo il cognome. Ma scusa, Deborah dice Deborah, non ho capito. No, sto parlando io, Barotta Angelo. Ok, scusa. Sì. Allora, buonasera, ma se Elisabetta avesse avuto le mani sudate per la tensione e per il caldo, avrebbe lasciato impronte digitali sul coltello? Sì. Depilarsi col coltello è assurdo. Sì, infatti, depilarsi col coltello è assurdo, sono d'accordissimo. Per quanto riguarda il fatto di avere le mani sudate, che basta averle sudate, per non lasciare impronte digitali, è la prima volta. Ma però io ho un dubbio, ma questo coltello era a punta oppure a lama coltello fonda? Da carne, il classico coltellaccio da allora carne. Allora è a punta. In punta, sì. Perché se lo voleva usare come spatola, doveva essere a punta tonda, ovviamente. La spatola dal lato non tagliente. Ma probabilmente... Lato non tagliente e soprattutto tondo. Che altro non si capisce se questo emporio non vendeva una normale spatola, cioè di legno, cioè questo che non si capisce. Ripeto, è un pensiero mio, non era esperta lei o non si fidava dell'efficacia totale della crema depilatoria, per cui nel momento in cui la va a togliere, la toglie usando la parte affilata. Sì, può essere aumentando, diciamo, l'effetto, sì, probabilmente è pericoloso, non si può anche graffiare. A quel punto ecco perché dico ti compri una lametta e sei tranquillo, aumentando, ecco, in quel modo l'effetto che poteva avere già la crema, però poi ecco, avrebbe già
cioè, sono ipotesi, l'aveva già fatto, sono ipotesi, la depilazione l'aveva già fatta in passato, pertanto voglio dire, ma almeno sapere cosa serviva. Sì, sì, no, ma chi lo sa, poi non è dato sapere quanto fosse esperta nella depilazione, può darsi anche fosse la prima volta o le prime volte, cioè questo non lo sappiamo, ecco, quindi allora, Prego. Chiediamo Vera, la consulenza. Per quanto sono le donne italiane che ci tenevano sempre a depilarsi, con grande esperienza in famiglia, tutto quanto, amici, tutto, la pelle è molto molto sensibile, se tu graffi sopra, già hai messo una crema, la lasci più tempo, la pelle diventa talmente, si irrita talmente sensibile, che tu ti tagli facilmente, non lo farà nessuna donna. Non credo proprio. E poi il pelo non viene tagliato, no? Non viene veramente tagliato. Tu tagli la pelle, la graffi e dopo si irrita. Lei non avrebbe potuto andare al sole né al mare perché brucia. Sì, penso. Quindi non credo proprio. Scusate. Sempre, giusta la consulenza. Deborah Ponzio dice: ragazzi, di depilazione non capite nulla. Nemmeno male. Io di sicuro nemmeno male. Nemmeno, ma io una volta ci ho pensato di pelarmi, poi ho cambiato idea. No, il petto, che mi guardi male. Vabbè, uno si può anche depilare tutto. Che io non guardo male nessuno. Che male c'è? Ci sono chi io due volte l'ho fatto. Chi va in palestra si depila totalmente, perché con gli attrezzi, se no, si stappa peli e è un dolore allucinante. Depilare quello è tosarsi. Come dice Aldo Giovanni Giacomo, perché i ciclisti si depilano le gambe? Perché fa meno attrito. Hai vento. Che cazzo. Buona minchia. Aumenta di 2 chilometri. Certo. Fermi. Finisco la. Allora, torniamo seri. La crema depilatoria non si toglie col coltello, ma si sciacqua. Aspetta. Giuseppe Di Bernardo mi dice: grazie, ma la domanda non me l'hai fatta. Bene. Infatti, il signor Carlo ce l'aveva un alibi? Il signore? Carlo. Ah, il gestore del residence by a Saracino. Purtroppo non è dato saperlo. Non è stato neanche posto il problema, credo. Aveva comunque un'attività che a quell'ora era aperta. Sì, sì, sostanzialmente doveva... Le 8:30. Secondo me sì, o era in procinto di aprire l'attività. Generalmente l'attività si apre alle 9. Magari, ecco, in Sicilia si ritarda un pochino, perché si ritarda un po' tutte le attività della giornata, quindi anche poi si va a pranzo più tardi, a cena più tardi, insomma. Però ecco, sostanzialmente penso che o stesse rimettendo a posto il negozio prima di aprire, oppure comunque o avesse già aperto da pochissimo, ecco, comunque non da tanto, ecco, sicuramente. Prego Vera, manca 4 minuti, poi c'è la pausa. Io volevo soltanto, Deborah era, no? Che scriveva della crema, no? Deborah, sì, si Deborah chiama. Ponzio. Deborah, però questa crema che si sciacqua non abbiamo da tanti anni. Io dubito che questa ragazza ci aveva questo tipo di crema. Ragazzi, noi siamo nel 1982. No, allora quella che si lavava non c'era. Appunto, via. Ci voleva una spatola. Una spatola, sì, di legno o di plastica. Bisogna anche considerare che sono passati quasi 40 anni. Non esisteva ancora, esiste da poco tempo. Non c'era quella moderna, insomma, di 2000 o qualcosa. Okay. Tornando alla narrazione, Giuseppe Calabrese, che era un teleoperatore che lavorava per conto di una TV privata locale, si accorge durante alcune riprese che sta effettuando proprio nei pressi della porta di accesso del terrazzo del residence, un foglio tratto da un'agenda contenente degli appunti che consegna subito in fotocopia ai carabinieri. Questo foglio, che apparentemente niente ha a che vedere col delitto, presenta riportati i numeri degli appartamenti nei quali hanno alloggiato i due figli del colonnello Caruso, che erano giunti in loco ai primi giorni di agosto. Foglio presumibilmente smarrito dalla direzione della struttura, che era arrivato fino a lì, non si capisce come. Il giorno 26 agosto l'allora sindaco di Scicli, Salvatore Calabrese, rilascia un'intervista nella quale furono pubblicati alcuni stralci sul quotidiano fiorentino La Città. Il sindaco, decisamente fuori luogo in quelle dichiarazioni, impronta quella intervista più
sulla preoccupazione del danno d'immagine che la cittadina di Scicli ha subito proprio in un periodo caldo a livello turistico, piuttosto che sull'andamento e sull'esito delle indagini che pare non lo preoccupino nemmeno più del dovuto. Lamenta più che altro il fatto che i numerosi sforzi fatti per rilanciare la zona di Scicli sul mercato turistico nazionale siano stati intralciati e macchiati da quanto avvenuto all'interno della lavanderia del Residence Baia Saracena solo 4 giorni prima. C'è una contestazione, dice. Allora, saluti a Vera, io usavo la crema che lavava negli anni 80. La spatola serviva a spalmare la crema, e questo mi stavo detto. No, vabbè, io non lo so, quindi io non so perché non mai, purtroppo, per fortuna non ho mai usato. Mia mamma sì, ma io. Comunque curarsi prima di morire perché la propria salma sia in ordine non è inusuale, sempre Deborah. Un attimo, ormai finisco. Francesco Macis scrive: Angelo, tutte queste analisi, siamo sicuri che Elisabetta, si conoscesse con Susanna Cambi, perché la famiglia Cambi ha smentito, esatto, il legame con il mostro. Esatto, sì. Allora, ci arriviamo a questo punto. Dicevamo, insomma, questo sindaco Scicli Salvatore Calabrese lamentava che tutti gli sforzi per rilanciare la zona sul mercato turistico furono intralciati, e accusò anche alcuni quotidiani che propendevano e insistevano in favore della teoria del delitto maniacale, minimizzando o indugiando rispetto a quella del suicidio. Il suddetto sindaco inoltre aggiunge che molti turisti sono fuggiti sia dal residence stesso dopo questo fatto delittuoso o comunque suicidio, o comunque questa morte strana, questa strana morte, sia dalla zona circostante già la sera stessa della scoperta del delitto, e che a suo parere il delitto maniacale niente ha a che fare con quella vicenda, in quanto, a detta sua, sul corpo della ragazza sono assenti segni di violenza sessuale e di ecchimosi, e che verosimilmente questi non sono indizi che favoriscono tale pista. Ecco, qui ti blocco un attimo per evidenziare proprio questo fatto. Aspetta Gianpaolo, allora approfittiamo per andare in pausa. Sì, perfetto. E poi ripartite, ok? Perfetto. 2 minuti e torniamo. Bene. Silenzio. Bene, siamo tornati. Bene, chi non ci riascolta è un cookies. Bene, stava parlando Gianpaolo Zanetti, abbiamo fatto le considerazioni che poi vi diremo durante le settimane prossime. Chi stava parlando, scusate? Avete risposto Gianpaolo a tutte le domande, sì. No, sì. Aveva iniziato un discorso Gianpaolo. Sì, avevo iniziato un discorso, e qui si evince dalle dichiarazioni del sindaco, si evince la pressione immediata, a effetto immediato, a una chiusura del caso in modo veloce. Sì, perché comunque la politica ci si mette subito di mezzo per un discorso turistico, di danno d'immagine, gli interessi economici quindi derivanti. C'è già un'indebita pressione che teoricamente non ci dovrebbe essere per una un'indagine serena come sarebbe dovuta essere, debita pressione su questi fatti per chiudere più velocemente possibile la questione ed evitare appunto il più possibile il danno d'immagine che comunque c'era già stato. Quindi già questo è un elemento da tenere in debita considerazione per come poi verrà gestita successivamente la questione. Prego, non litigate. No, assolutamente. Ecco, nello stesso articolo di giornale appare anche la notizia che Vincenzo Tricomi, giudice istruttore del Tribunale di Firenze, in vacanza in una località poco distante durante i giorni del delitto, ha cominciato a prendere anche lui attivamente parte alle indagini. Quindi ecco il primo collegamento con la serie omicidiaria del mostro di Firenze.
non sappiamo però a che titolo sostanzialmente il giudice Tricomi entri in questa vicenda. Il giorno 1 di settembre il maresciallo Giovanni Fontana ed il brigadiere Giuseppe Martignano si recano a Firenze per raccogliere le dichiarazioni dei familiari, degli amici e anche dei conoscenti di Elisabetta. Interrogano la sorella Gianna, che dichiara di essere andata via presto di casa a causa del carattere troppo autoritario del padre Corrado, deceduto, come abbiamo già detto all'inizio, nel maggio dell'81, a causa appunto di un male inguaribile. La madre che indica quei pochi lavoretti saltuari che Elisabetta aveva svolto fino a quel momento, dopo aver abbandonato la facoltà di architettura al secondo anno, aggiungendo che il padre di Elisabetta aveva avuto grossi problemi di lavoro 10 anni prima. I problemi avevano causato alla famiglia dei seri problemi, insomma dei disagi, che fortunatamente furono alleviati dall'utilizzo dei salari dei fratelli maggiori Gianna e Riccardo, che di fatto per un certo periodo avevano sostenuto i bisogni della famiglia, e che tale padre era molto geloso dei suoi 3 figli. La signora Anna Maria aggiunge che la figlia Elisabetta ha avuto un'infanzia normalissima e sana e che non aveva sofferto di alcuna malattia particolare. È comunque rimasta naturalmente sconcertata per la prematura scomparsa del padre. Il fratello Riccardo dichiara che, per quanto lui ne sapesse, la sorella Elisabetta non aveva mai avuto un fidanzato, ma al massimo qualche compagno di università per motivi di studio. Tale particolare viene confermato anche dalle amiche Angela e Ornella, che dichiarano di non aver mai saputo niente in riferimento a relazioni sentimentali o fidanzamenti da parte di Elisabetta. Confermano inoltre che la loro amica fosse una persona chiusa, schiva e timida, e che non dava confidenza agli sconosciuti e che, nonostante non frequentassero più le lezioni universitarie, di tanto in tanto si erano sentite al telefono e qualche volta si erano anche incontrate. Il 16 marzo 1983, quindi facendo un gran salto in avanti, il giudice istruttore Emanuele Di Quattro, su richiesta del pubblico ministero Augusto Vecchio, emette il decreto di non doversi promuovere azione penale per la configurazione suicidaria dell'evento mortale, motivando che le indagini non hanno acquisito alcun elemento per sostenere che Ciabani Elisabetta sia stata uccisa e, pertanto, deve ritenersi che la stessa si sia suicidata. Invero, l'ipotesi del suicidio, anche se apparentemente strana, è l'unica alla quale si possa pervenire, essendo tutte le altre, e in particolare quella dell'omicidio, privo di sostegno. Ed è un po' quello che abbiamo detto prima. C'ho una domanda, se permettete, se non volete. Sì, prego, prego. Nico, te sei ancora in tempo, sì? Sì, sentiamo. Allora, buonasera, questo è Marco a Livorno. Quando, ogni volta che ritarda a scrivere, perché scrive tutte le sante volte, mi fa piacere. Quando non lo sento, ciao, mi preoccupo. Grazie, sì, della domanda. Ma fa anche più di una domanda. Vabbè. Buonasera Marco. Allora, non ricordandomi i fatti, vi chiedo che se gli inquirenti fiorentini che si occupavano del mostro si interessarono sin da subito al delitto di Elisabetta o se lo fecero solo negli anni successivi? Negli anni successivi venne fatto questo collegamento, ma poi ci arriviamo a questo punto, perché appunto questo è un delitto collaterale che è stato poi storicamente associato alla scia di sangue del mostro di Firenze per tutta una serie di motivazioni. Primo fra tutti, un motivo l'abbiamo detto prima. Il giudice istruttore Tricomi viene coinvolto nelle indagini, o partecipa attivamente alle indagini, però non sappiamo a che titolo. Quindi questo rimane un punto interrogativo della vicenda. Il giudice istruttore Tricomi, che si era interessato dopo il delitto di Mosciano alla vicenda, era stato coinvolto nella vicenda a Firenze,
Per cui ecco, c'era stato il delitto di Baccaiano precedentemente. Il delitto di Baccaiano in precedenza a questo di Cicli. Sì, quindi ecco, però ecco, non sappiamo a che titolo. Questo rimane appunto un punto interrogativo della vicenda. Che tra l'altro ha contribuito a collegare anche in maniera un po' forzata questo delitto alla serie omicidaria del mostro di Firenze. Bene, Nico, io so che te devi andare via, hai qualche altro minuto? Tu? Sì, sì, purtroppo devo scappare per motivi professionali, chiamiamoli così. Vabbè, quindi vi abbandono anzitempo e vi saluto tutti, vi ringrazio dell'attenzione, lascio il mio collega Gianpaolo a terminare da solo con le conclusioni e le considerazioni. Bene. E ci vediamo e ci sentiamo la prossima volta. Bene, grazie a tutti. Grazie l'attenzione. Nicola. Ciao Nicola. Ciao, a presto. Allora Gianpaolo. Sì, andiamo avanti. Proseguiamo con la descrizione di questa vicenda, dicendo che con un ulteriore passo in avanti grosso di tempo, il 4 maggio del 1987, il procuratore della Repubblica, dottor Francesco Bua, ordina una nuova perizia medico-legale, collegiale. Perizia che viene appunto effettuata il 5 luglio del 1989 dai professori Mauro Maurri, e qui appunto c'è un altro richiamo alla scia di sangue lasciata dal mostro di Firenze, e Franco Marini dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Firenze. Perizia che decreta che quanto infine all'ipotesi suicidiaria ed omicidiaria, il collegio peritale propende per la prima, per l'assenza di ferite o di altre lesioni traumatiche da difesa, per la presenza di ferite da assaggio alla parete addominale, che sono quelle tre ferite parallele che sono state appunto riscontrate sul corpo, sull'addome di Elisabetta, nonché la presenza di macchie di sangue sulla superficie superiore delle ciabatte, con completa assenza di esse sulla parte inferiore, cioè sulla suola, a dimostrazione che non vi è stato calpestio sul pavimento imbrattato. Quindi la vicenda si conclude in via ufficiale il giorno 10 ottobre del 1989, quando il procuratore della Repubblica, dottor Francesco Bua, tenendo conto delle nuove indagini, i cui risultati concordano sostanzialmente con quelli precedentemente acquisiti, ed escludono la responsabilità di terzi nella morte di Elisabetta Ciabani, richiede al giudice istruttore di pronunciare decreto di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di chi che sia. Il caso viene quindi archiviato poco più di 7 anni dopo come suicidio. L'indagine quindi a questo punto si arena e come abbiamo visto viene archiviata come suicidio. Elisabetta si sarebbe inferta da sola il colpo alla pancia che le ha fatto fuoriuscire l'intestino. Si sarebbe inferta da sola il colpo al cuore che l'ha poi uccisa. E ancor prima si sarebbe denudata spontaneamente e poi si sarebbe provocata un taglio sull'esterno del braccio, un'ecchimosi in zona pubica e una al labbro superiore. Insomma, qui si parla di uno scenario che lascia qualche perplessità. Ma l'ipotesi di un suicidio è verosimile? O è una soluzione comoda per tutti? Questa è la domanda principe. Forse la seconda che dici. All'origine del presunto suicidio di Elisabetta Ciabani ci sarebbe in primo luogo la morte del padre. Ecco, qui si richiama uno stato psicologico derivante dalla morte del padre che era avvenuta poco meno di un anno prima, cioè poco più di un anno prima.
che secondo gli inquirenti appunto avrebbe provocato nella giovane ragazza uno stato depressivo profondo e non risolto. Anche la morte della sua amica presunta, Susanna Cambi, e qui appunto c'è il collegamento più diretto con la vicenda del mostro di Firenze, avvenuta circa un anno prima, avrebbe provocato una lacerazione nella psiche di Elisabetta. E qui appunto Susanna Cambi, ancora non è dato sapere ad oggi, perché non è stato né confermato sostanzialmente né smentito categoricamente il fatto che Elisabetta Ciabani conoscesse Susanna Cambi. Non sappiamo neanche come sia venuta fuori questa, come sia nata questa ipotesi. Quindi questa, anche questo, un altro punto interrogativo estremamente grande su questa vicenda. Inoltre poi si parla dell'assenza di un fidanzato, unitamente all'assenza di un lavoro sicuro. Insomma, sembra che ci sia una condizione di depressione che è tipica di questi casi di suicidio. Sembra, ma da parte di chi? Nessuno tra i familiari di Elisabetta e nessuno tra i suoi amici aveva notato dei sintomi depressivi. Elisabetta, per l'appunto, aveva anche accettato con gioia l'idea di una vacanza al mare, per di più anche lunga. Si era preparata da tempo, con un certo entusiasmo, a questa vacanza. E anche le persone che l'hanno conosciuto in Sicilia, che l'hanno conosciuta in Sicilia, nei giorni subito precedenti la sua morte, la descrivono sì come una giovane un po' riservata, ma certamente non dava l'idea e la sensazione di essere una ragazza triste. Infine, anche la tecnica scelta per uccidersi, l'acquisto di un coltello la sera prima e una notte intera a rimuginare quel proposito. Un sistema atroce, sicuramente, per uccidersi, che necessita appunto di una freddezza e di una resistenza enorme al dolore per poter portare a compimento quello che si è iniziato. Secondo la madre e altre figure vicine a lei, Elisabetta, appunto, come avevamo detto anche all'inizio, aveva una grande paura del dolore e tendeva addirittura a disinfettarsi per ogni minimo taglietto o escoriazione. Quindi anche in questo caso Poi rovinarsi a quella maniera, insomma, la vedo difficile, improbabile. Sì, improbabile, a maggior ragione per il tipo di persona che era e che, per come veniva descritta nelle sue manifestazioni di quotidianità. Dalla descrizione precedente, poverina, si sarebbe squarta a mezza, sai il dolore? Sì, una specie di harakiri. Aveva gli intestini esposti, giusto? Sì. E poi, dopo essersi aperta praticamente la pancia, dopo si pugnala al petto. Molto, ma molto improbabile, mi pare a me. Sì, no, ma è proprio una descrizione contraria rispetto a quella con cui avrebbe messo in pratica, cioè sarebbero due persone completamente diverse. Appunto. È vero che la mente umana presenta delle sorprese, però ecco, una situazione di questo genere è alquanto improbabile. Almeno sarebbe di prima stato più probabile si fosse buttata dal tetto, insomma, visto che era lassù. Sì. Ti vuoi uccidere, sei in quelle condizioni mentali lì, ti butti dal tetto e amen. Ma se soffri anche il minimo taglietto, il minimo dolore, che fai? Prima ti squarti e poi ti pugnali al petto? Infatti. Cioè, sì.
Sì, sai il dolore, cioè, mamma mia. Infatti, non torna. No, sono tanti gli elementi che non tornano in questa vicenda. Ecco perché appunto ancora oggi rappresenta una vicenda misteriosa. Ci credo. Anche perché appunto la madre diceva che alla vista del sangue tremava addirittura. Figuriamoci. E non poteva non immaginare che squarciandosi la pancia di sangue ne avrebbe visto parecchio. Ma molto, eh. Insomma, comunque uno scenario difficile da digerire, anche facendo appunto appello a quello che è l'imprevedibilità dell'essere umano e della forza autodistruttiva che a volte può emergere da parte della parte più profonda e oscura della mente. Quindi l'ipotesi del suicidio... Paolo? Sì, grazie. Bene, un po'... Un goccino di... Aspetta. Allungati Giampaolo, benedetto figliuolo. Scusate, pause break perché lo vedo un po'. Si è seccata la gola, sì. Ma succede, giustamente. Aspetta, vai. Io volevo chiedere una cosa, ma si sa, scusate la domanda, a lei piacevano per caso le donne? Per quanto ne sappiamo, no. No. Dava poca confidenza alle persone che non conosceva, quindi sostanzialmente no. Comunque anche il discorso del coltello per togliersi la crema, puoi dimenticare se lei era così quasi fissata, no? Di disinfettare ogni piccola cosa. No, non c'è sì, no, ma il fatto di decidere di suicidarsi in quel modo lì, ecco, con la crema sulle gambe, tracce di crema, completamente nuda perché si era tolta anche il costume. Cioè, ci sono tanti elementi che non portano a considerare il suicidio come l'ipotesi più probabile. Poi sostanzialmente anche le motivazioni per cui una persona decide di suicidarsi: solo perché si annoiava in quella vacanza, solo perché aveva espresso alla madre il desiderio di andare via prima del tempo. Giampaolo, le motivazioni possono essere molteplici. Sì, questo sicuramente. Tra l'altro, perdonami se ti interrompo, ieri sera seguendo, ormai io sono un appassionato di Chi l'ha visto, ma no, un telespettatore storico del programma, lo guardo da 25 anni. Ieri infatti hanno trattato... Perché ridi? Ah, ok. Praticamente ora mi ha fatto perdere il filo del discorso. Ieri sera hanno trattato un caso di un ragazzo che sembrava tranquillo e felice proprio in famiglia, va a Varsavia con degli amici, stavano mangiando, a un certo punto si alza al tavolo e si butta al settimo piano. Così. Quindi c'è una spiegazione d'amble. Esatto. Va bene, non discutiamo lui, ma non è chiaro se lui si è buttato o era fatto l'hai visto di qualcosa. Anche te, quale, io ho mandato anche un messaggio WhatsApp per la prima volta, l'ho raccontato oggi. Dove chi l'ha visto? Sì, perché c'era il cellulare, ti ricordi, dove c'erano scritte delle cose, c'era una parola tedesca e la parola sopra non sapevano cosa significasse. Sì, vuol dire quello dove c'era scritto la parola e internet. Esatto. Giusto? E io ho mandato un voicemail e uno scritto per dirgli di indagare se magari è una parola tedesca come una parola chiave, perché non era scritto perfetto. Cosa però la parola sapere? Cosa ti avevo detto? Non me lo ricordo. Aspetta. Kurz gesagt in tedesco, perché la parola era simile. Sì. Detto in breve, c'è un altro modo di dirlo in italiano, detto in breve internet. Allora potrebbe essere una chiave per qualcosa sul internet per aprire qualcosa, ad esempio. Okay. O la persona non sapeva scrivere bene, sì, o la persona non sapeva scrivere bene, perché la parola sotto era in tedesco e esatto. La zona dove erano, sì. Ci sono vecchi tedeschi, cioè ancora tedesco, sì. Che imparano.
No, i polacchi, alcuni di loro parlano ancora tedesco. Sì, sì, infatti, poi lì lui, loro raccontano che lui si è, scusa Giampaolo se va, prego, prego, di Balonfrasca, che loro non stavano, che tra l'altro c'è anche poi una registrazione audio, se hai sentito. C'è, c'è. A un certo punto loro stavano, lui parlava di suicidio e stavano indagando su, sentite le atrocità poi tra l'altro, su dei filmati che vengono fatti in giro per il mondo e vengono venduti su internet di persone che... non viene la parola, profanano le tombe, sì, e poi fanno sesso con i cadaveri. Sì. Oh, mamma. Sì. E lui c'aveva questo sul computer. Ah, sì. Sì. Sì, sì. Ma comunque un ragazzo, come dice lui, come descrive questa ragazza, no? Nessun segno di depressione, niente. No, apparentemente no. Non vengono, quindi, rilevate da parte di nessuno situazioni psicologiche tali da far presumere o comunque uno stato depressivo di una certa entità. Sicuramente c'era stata la tragedia familiare del padre, che era però di un anno prima, quindi è un certo periodo di tempo comunque per diciamo metabolizzare questo dolore, c'era stato. Ecco, tutto sommato non dava alcun segno, okay, non ha dato alcun segno a nessuno, né ai parenti che appunto hanno deciso di fare la vacanza con lei, né alla madre, né agli amici, gli amici stessi, le amiche, pur essendo una ragazza introversa, alcune amiche le aveva e anche per loro non. Ma guarda, dal carattere come descrivi, no? Poi il fatto che facesse anche un corso, come dicevo all'inizio, per poter entrare alle poste, quindi c'era comunque una visione del aveva futuro, degli interessi attivi, aveva degli interessi e anche denota anche una visione di un suo futuro. In linea di massima, le persone che ora io non sono uno psicologo e non sono uno psichiatra, ma in linea di massima credo che le persone che decidano di suicidarsi decidono di suicidarsi anche per il fatto di non avere una propria visione nel futuro, quindi di non immaginarsi un futuro davanti a loro. Può essere un'ipotesi, può darsi che mi sbagli, quasi sicuramente non sono, ripeto, uno psichiatra né uno psicologo. Però ecco, lei il fatto che stesse facendo un corso proprio per entrare a lavorare alle poste e che lo frequentasse, vuol dire che stava guardando già al futuro. Comunque, ecco, sembrava come una ragazza normalissima che si impegna per poter poi entrare in un lavoro stabile, che desse una certa stabilità. Quindi, ecco, tutta una serie di elementi che Sì, non Francesco Scicli ci dice: San Pier è un paesino estivo, in inverno vanno via tutti, nell'82 non è sicuro che vendessero le spatole per depilarsi. Vabbè, lei era in vacanza, giusto? Sì, Se lei magari se le portava dietro. lei era appunto in una vacanza che durava tutto il mese d'agosto, per cui insomma una vacanza anche lunga in cui si poteva riposare, poteva sicuramente liberarsi la mente da quelle che potevano essere gli Certo. impegni Però, durante l'anno. Angelo, prima che mi compro un coltello e mi ferisco la pelle, che poi dopo non posso andare al mare né al sole per giorni nelle mie No, ma vacanze. io non No, sto aspetta, aspetta, dico a veramente. lui, no? Allora, le donne sono molto virtuose con le cose. Ti Certo, compri ci sono molto qualche maliziosi. aggeggio della cucina Certo, e no, no. ti lo togli con questo. Sì, Non credo. ma Vabbè. sì, molto, molto strano, tutto molto strano. Infatti, questa rappresenta appunto una vicenda forse troppo complicata da risolvere in un paesino, quindi una frazione dove non succede mai nulla di brutto e dove anche gli inquirenti non sanno che pesci prendere sostanzialmente. In mancanza di meglio, appunto qualche anno dopo, spunta una pista molto suggestiva. E così suggestiva e avvincente che balza subito agli onori della cronaca. E tiene banco per parecchio tempo sui giornali che ad uccidere Elisabetta Ciabani non fosse stato un maniaco, ma addirittura il mostro di Firenze. Anche se appare quantomeno singolare che il mostro stesso in persona si sia preso la briga di andare in trasferta in un piccolo paesino della Sicilia orientale
dove molte persone potessero notarlo, ad ammazzare una ragazza dalla vita sostanzialmente tranquilla. Però molti ascigli lo pensano, che sia il mostro di Firenze. Sì, sì, no, perché appunto ha tenuto banco tantissimo tempo sui mezzi di informazione, sui quotidiani, soprattutto sulla carta stampata. Ecco, infatti, c'è la pubblicità. Perfetto. Fra due minuti torniamo qua. Facciamo anche lì, stasera, guarda. Chi non ascolta? È un cookie. Dei cookie nostri, siamo tornati. Battuta di grande ilarità, vedo, no? Ilare, sì, molto ilare, sì. mi ha reso ilare. Ilario ti ha reso. Professore, cittadino che va al serio, ma non ci riesce, grazie a noi. Un saluto da un amico che ci scrive dalla Germania, nativo dello stesso paese di Barbara Locci. Ah, è vero, non è scherzo. Ah, sì? Sì. Addirittura. Sì. Che è? Barbara Locci era nata non mi sovviene. Bella domanda. Villa Cidro? No. No, non era nata a Villa Cidro. Ora ve lo dico. E neanche a Fordongianus, no, dove era nato suo marito. L'ho cancellato. Madonna, mi viene un lapsus adesso. Allora, Barbara Locci, Villa Salto. Sì. Sì, è vero, sì, Francesco, sì, ma l'aveva anche scritto e lo sapevo tra l'altro, sulla lettera, poi alla fine. Biscotti, troppo, allappata. Ma che c'è il Bronzi qua durante la diretta guarda dei video talmente osceni, poi scusami, poi mi brontolano, fanno osservazioni, dice ma che cazzo ridete durante la trasmissione? Allora noi non ridiamo dei morti piuttosto che delle famiglie, ci mancherebbe altro, ne abbiamo pieno rispetto in toto. Ma c'è il Bronzi, se voi veniste qua e vedreste tutta la roba che mette sullo schermo, tra cellulare e visto che poi abbiamo gli ospiti che parlano tutto da sé, perché guardo se arrivano notizie, se c'è novità eccetera, però fra tutto questo c'è anche le stupidaggini, esatto, tante che noi guardiamo anche molto volentieri e ci viene da ridere, ecco, certo. Non ridiamo per gli argomentatori, no, anzi professore, massimo rispetto, abbiamo detto, per le vittime. Abbiamo l'ultimo quarto d'ora, giusto? Abbiamo detto a 30, sì, chiudiamo. Bene. Sì, sì. Prego. Allora, ecco, eravamo rimasti nel fatto che nel 1996, quindi si parla di 14 anni dopo questa disgrazia, perché non possiamo appunto chiamarlo delitto in maniera ufficiale, l'inchiesta sulla morte di Elisabetta viene riaperta e si offre agli inquirenti di Perugia e di Firenze l'opportunità di trovare collegamenti con il delitto di San Pieri e quelli di Firenze. Nasce appunto questa nuova pista investigativa dall'ipotesi che Elisabetta Ciavani avesse conosciuto precedentemente Susanna Cambi, che fu la quarta vittima femminile del mostro di Firenze, la quale le avrebbe confidato inquietanti particolari sull'identità del mostro e sugli omicidi. Elisabetta dunque avrebbe saputo, ed è per questo che sarebbe stata uccisa, avrebbe saputo troppo. È il movente che manca appunto a questa disgrazia, chiamiamolo delitto, e che ha affascinato sia criminologi che giornalisti, ma anche investigatori. Uno di questi investigatori è il maresciallo dei carabinieri Giovanni Fontana, che è capo della polizia giudiziaria della procura di Modica, il quale non ha mai creduto al suicidio di Elisabetta. Dopo aver visto le foto dell'autopsia, Fontana asserisce che la ferita al basso ventre di Elisabetta è diversa da quella al petto fatta con il coltello da cucina. Asserisce che il taglio al pube è quasi chirurgico, come se sia stato fatto da un bisturi.
facendo chiaramente riferimento al modus operandi del mostro di Firenze, in questo caso, che dopo aver ammazzato le sue vittime, appunto, pratica sevizie e mutilazioni alla zona pubblica. E il maresciallo Fontana indaga per 4 anni appunto su un legame possibile fra la disgrazia di San Pieri, che lui considera un delitto, e appunto il mostro di Firenze, ma purtroppo senza alcun risultato. E lo stesso accade agli inquirenti fiorentini. Non ci sono assolutamente indizi sufficienti per andare avanti in questa ipotesi e su questa pista. Tutto l'impianto investigativo si basa infatti su appunto questa presunta conoscenza tra la Cambi ed Elisabetta e le confidenze scottanti che la prima avrebbe fatto alla seconda. Ma però risulta anche impossibile di dimostrare che le due ragazze si siano frequentati. Nessuno infatti degli amici della Cambi ammette di conoscere la Ciabani e nessuno dei familiari di Elisabetta dice di credere a questa possibilità. Infatti riservata e introversa come descrivono appunto i familiari, Elisabetta non avrebbe mai stretto rapporti così confidenziali con un'altra persona al punto di farsi confidare cose di questa rilevanza, insomma, di questo genere, soprattutto di questo genere, sì, perché appunto dava poca confidenza alle persone e appunto sostanzialmente non è mai stata dimostrata una conoscenza fra le due ragazze, a quanto se ne sa oggi. Quindi questa disgrazia rimane insoluta, è stata data una soluzione ufficiale, chiaramente, che il suicidio. Si tratta del suicidio, però anche le perizie stesse del professor Maurri e del professor Marini non escludevano a priori l'omicidio. Bene, mi sa che il dottore ha finito. Si vuole interrompere la trasmissione, Bronzi? Oh, ci chiedono, vorreste dire che la Cambi sapeva chi era il mostro? No. Ma chi ha detto cose del genere? Susanna Cambi. Chi è che ci scrive? Antonio da Venezia. Ma Susanna Cambi fece una missione di essere stata seguita in automobile. Esatto. Come la Pettini, dall'altro. La Pettini fece la missione di essere stata seguita a piedi dalla stazione al suo luogo di lavoro. Giampaolo, c'è un episodio dove, se non sbaglio, la Pettini, ora a quest'ora non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, quindi... Quando veniva accompagnata a casa dal bar? No, era con la mamma, se non sbaglio. Era e anche una volta in macchina, era con la madre. Esatto, allora lei sì. Sì, sì. Quindi non è l'unica a raccontare che qualcuno la seguiva. La povera Pia. Sì, Pierontini. anche la Pierontini. Un paio di volte mi pare sia accaduto. Sì, poi per un caso, per delle la fatalità. Locci, scusate, anche la Locci. Anche la Barbara Locci. Era seguita, sì. Per delle fatalità, tutte queste persone non sono mai riuscite a descrivere a qualcun altro questo in modo preciso. Chi le stesse seguendo, insomma le fattezze di chi le seguisse, o comunque dare delle indicazioni ad altre persone per poter identificare meglio chi era. Allora, come sempre Francis scrive, sì, la macchina c'era di mezzo, Francis, grazie per la precisazione, con la mamma e la Cambi, invece la Pettini anche durante una guida di scuola guida. Ecco, grazie per la precisazione. Grazie della precisazione, sì. Bene, sì, quindi, sì. Sì. Però ecco, in più occasioni, più ragazze risulta che fossero state, in cui ci fosse almeno un episodio
in cui fossero state seguite. Sì. Però chiaramente non sono mai riuscite a dire o a descrivere appunto chi era che le seguisse esatto. da più tempo o in casi isolati. Un uomo sui 35 anni, precisa sempre Francis. Sì, però vabbè, sì, non però si sa, lascia sempre il tempo che trova, certo. Non si sa altro, ecco. Ragazzi, noi abbiamo finito, giusto? Sì, stasera, sì. Allora, un grande saluto agli amici, ma soprattutto alle amiche di Florence International Radio. Ho ripreso una frase della Jalapa, se vi ricordate, no? Vero? Sì, sì, è vero. Come diceva, un saluto agli amici, ma soprattutto alle amiche, di Elio Storetese. Esatto. Guardate che non dice amici vicini e lontani. No, vicini e lontani. Come Nunzio Filogamo. Il primo. Amici lontani, noi abbiamo la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, ci ascoltano. Il primo conduttore televisivo in assoluto. Ma come si chiamava quello, scusate, quel mago che spariva, il mago della Jalapas, non mi ricordo, che prendevano in giro. Mi pare fosse di Catanzaro, quello che spariva. Oddio, il mago, non mi ricordo. Non era il mago Ronzo. Non era il mago Ronzo. Era quello era un personaggio vero che hanno cambiato, che sì, hanno portato in TV. Che ha fatto un ricordo di nome. Era Raul Cremona. Raul Cremona, che poi ha fatto Sin Salamin, no? Sinsa, la presa di digitalizzazione. Che era un vero mago, cioè vero mago. Questo che dicevo io di professione, sì. Sì, sì, che spariva le uova, diceva che lui utilizzava delle uova di esatto, uccello. Sì, sì, ma non mi ricordo chi era. Che poi è morto poco tempo fa, un anno, forse esatto, due. Esatto, sì. Sì, non... esatto. Bene, noi vi salutiamo, ricordiamo che potete prenotare al convegno al 338-1980-688 in collaborazione con Radio Florence International Radio. E giovedì prossimo avremo Valerio Scrivo, analisi di un'indagine sul mostro di Firenze number 2. Ottimo. E la settimana dopo ancora Francis Cuffio, non abbiamo ancora deciso l'argomento, presumo andremo sempre sulle morti collaterali. Ragazzi, bene. Domenica sera sabato pomeriggio mi scordo di appuntamenti, mi devo scrivere che cominciano a essere tanti ora. Certo. Sabato pomeriggio alle 14 Florence International Radio, puntata con Valerio Schivo contro domenica al 14, la famosa, una domenica mostruosa, l'ho intitolata domenica mostruosa. Esatto. Le nuove trasmissioni, che poi sono quelle vecchie, che è del 2016 questa, esatto, con Valerio, appunto tre anni fa, anzi fra poco di quattro, è quasi quattro anni fa, sì, quattro anni fa, sì. Valerio Schivo contro tutti, potete ascoltare su florencenationradio.com tramite Radionomi, e alle 14 domenica. Alle 21:30 invece ci sarà la premiere della puntata di stasera. Un abbraccio a tutti, grazie per i complimenti, grazie a tutte le donne che ci seguono, siete tutte bellissime, ve lo devo dire chiaramente, certo. Anche gli uomini siete belli, ma non siete il mio tipo, almeno forse nemmeno il mio neanche il mio, no, ancora no. Buonanotte a tutti, grazie, buonanotte a tutti, buonanotte, grazie di tutto, ciao.